Buongiorno amici, benvenuti in questo video nel quale vedremo come funzionano il campionato e le vetture del Mondiale WEC 2022. Di nuovo buongiorno amici e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti. Se per voi è la prima volta, io sono Luca e in questi video parleremo di WEC, Formula 1, WRC, Formula E e tanto altro ancora. Quindi se anche voi come me avete la passione del motorsport, iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Allora, il campionato del mondo Endurance, che è denominato World Endurance Championship, o abbreviato WEC, è un campionato mondiale per vetture sport, prototipo e gran turismo e consiste in gare di durata che possono essere quantificate in distanza da percorrere, come ad esempio la 1000 miglia di Sebring, oppure in 6, 8 o 24 ore, come ad esempio la 24 ore di Le Mans. Inutile dire che le vetture di questo campionato rappresentano un po' i sogni di tutti gli appassionati del motorsport. Includono prototipi di una bellezza incredibile e vetture gran turismo stradali derivate dalla produzione di serie ma preparate da corsa. Il Mondiale 2022 include per il secondo anno la classe denominata Le Mans Hypercar, che ha sostituito dal 2021 le vetture LMP1. Per il resto sono rimaste le classi LMP2, LMGTE Pro e LMGTE AM. Il Mondiale 2022, come vedremo in seguito nel calendario, include la 24 ore di Le Mans nel periodo consueto di metà giugno ed ospiterà anche una gara di 6 ore a Monza a metà luglio. Nel Mondiale Endurance corrono sia piloti di grande esperienza che giovani talenti. È una categoria che ha sempre avuto un grande fascino e grandi leggende, anche per merito della 24 ore di Le Mans, che rappresenta una delle gare della tripla corona insieme alla 500 miglia di Indianapolis e al Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. Ora vedremo subito le caratteristiche delle vetture e le varie classi, la regolamentazione del weekend di gara, poi passeremo ai team, per poi concludere con il calendario 2022 del campionato del mondo Endurance. Eccoci qua ragazzi, allora siamo sul sito ufficiale del WEC. Io comincerei subito col vedere le classi, perché in questo mondiale competono 4 classi. Ogni classe in ogni gara ha la sua classifica e competono anche nella classifica overall, ovvero di tutte le classi. Allora, la classe più importante è la classe, come dicevamo, Hypercar, che è stata introdotta nel 2021 ed ha sostituito la categoria che prima era la più importante, la LMP1, che stava per Le Mans Prototype 1. Quindi la Hypercar ha sostituito la LMP1 ed è la categoria di punta del Mondiale Endurance. Questa categoria è aperta sia a prototipi specializzati che ad auto basate su veicoli stradali, che devono avere chiaramente degli specifici requisiti, ovvero una potenza combinata da motore più sistema ibrido se presente di 500 kW e un peso minimo di 1030 kg. Attualmente questa classe comprende due tipi di auto, le LMH, quindi Le Mans Hypercar, e le LMDH, ovvero Le Mans Daytona, che è stata introdotta dal 2022. Qui sul sito specifica che l'obiettivo finale è che questi due tipi di auto competano l'uno contro l'altro nel WEC e nell'IMSA, che è una categoria americana dove si corre ad esempio la 24 ore di Daytona. Poi tutte le vetture Hypercar hanno gomme Michelin, che è il fornitore esclusivo di questa categoria. Per quanto riguarda invece la parte Le Mans Daytona, l'intera vettura, ad eccezione del motore e del sistema ibrido, è fornita da uno dei 4 produttori di telai, ovvero Dallara, Ligier, Multimatic o Oreca. Oltretutto questa struttura di telaio condivide le componenti con la prossima generazione di LMP2. Vediamo questa grafica dove viene spiegato molto bene cos'è un Hypercar. Quindi potenza totale combinata del motore più sistema ibrido da 500 kW, peso minimo consentito 1030 kg. Queste vetture hanno il pannello che indica il numero di colore rosso, hanno gomme Michelin. Passando invece alla categoria Le Mans Prototype 2, ovvero LMP2, bisogna dire che è un'auto da corsa destinata solo a squadre indipendenti dai produttori e dai fornitori di motori. Il prezzo di vendita dell'auto nuova completa senza motore o equipaggiamento elettronico omologato non deve superare i 483.000 euro. Vediamo nel dettaglio con la grafica. Queste vetture hanno peso minimo consentito di 930 kg. Come fornitore ufficiale di gomme è la Goodyear. Hanno il pannello con il numero di colore blu e hanno 75 litri di capacità carburante. Per quanto riguarda il motore, invece è un V8 che produce una potenza di 600 cavalli. Le categorie invece LMGTE, ovvero Le Mans Grand Touring Endurance o Gran Turismo Endurance,
si dividono in LMGTE Pro e LMGTE AM. GTE Pro è il gruppo destinato ai piloti professionisti, mentre invece il gruppo GTE AM è destinato soprattutto a piloti amatoriali, che poi tanto amatoriali non sono. Queste categorie sono nate nel 2011 e comprendono auto da corsa derivate da modelli stradali. Le marche incluse sono quelle più di lusso, ovvero Aston Martin, Ferrari, Porsche, eccetera, eccetera. Vediamo la nostra grafica, dove possiamo vedere che le LMGTE Pro hanno il pannello con il numero verde, mentre invece le LMGTE AM, quelle destinate ai piloti tra virgolette amatoriali, hanno il pannello con il numero arancione. Come dicevamo prima, sono auto da corsa derivate dai modelli stradali per l'uso di tutti i giorni, hanno una capacità serbatoio da 90 litri, il peso minimo consentito è di 1245 kg e i motori possono essere aspirati con un massimo di 5500 cm cubici di cilindrata oppure turbo con un massimo di 4000 cm cubici. Parliamo del sistema di equivalenza, ovvero il Balance of Performance o abbreviato BOP. Parlando di questo sistema di equivalenza, dobbiamo dire che è una formula sviluppata congiuntamente tra FIA e Automobile Club dello West, che è l'associazione che organizza la 24 ore di Le Mans, per consentire a vetture con diversi design ingegneristici di competere nella stessa categoria. Per quanto riguarda la classe Hypercar, per esempio, viene permesso alle vetture LMP1 non ibride di correre nella categoria superiore, ovvero con le hypercar, con prestazioni bilanciate. Inoltre, nel 2022, il regolamento consente alle vetture LMDH di correre nella classe hypercar insieme alle vetture ibride. Per quanto riguarda invece la classe LMP2, viene soltanto specificato che gli aspetti più importanti devono essere affidabilità, sicurezza e bassi costi di manutenzione. Per quanto riguarda invece le vetture Gran Turismo, che sono basate su modelli di produzione e che pertanto sono fondamentalmente diverse una dall'altra, per creare condizioni di concorrenza più eque, le autorità di regolamentazione possono applicare delle regolazioni alle prestazioni delle singole auto per consentire a ciascun modello di essere competitivo. Ad esempio, può essere modificato il peso minimo della vettura, oppure la capacità del serbatoio, oppure qualsiasi altra modifica tecnica che il comitato VEC ritenga necessaria. Parlando di come si compone il regolamento del Mondiale Endurance, ci sono tantissime norme, chiaramente perché è una categoria molto ampia. Semplificando, possiamo dire che per ottenere il punteggio, la vettura piazzata per prima è quella che ha percorso la distanza maggiore fino all'esposizione della bandiera a scacchi, e per essere classificata l'auto deve tagliare il traguardo in pista quando è esposta la bandiera a scacchi, salvo casi di forza maggiore a discrezione dei commissari sportivi. Come ad esempio, mi sembra di ricordare una gara a Spa che era stata interrotta a causa neve. Il sistema di punteggio è quello classico utilizzato dalla FIA e che viene utilizzato in diversi campionati. Per quanto riguarda però le gare da 6 ore, per quanto riguarda le gare da 8 e 10 ore, i punti sono maggiorati. Per quanto riguarda invece i punti assegnati per la 24 ore di Le Mans, questi vengono raddoppiati. Come si compone il weekend di gara? Il weekend di gara parte con le prove libere per poi passare alla qualifica. Per la qualifica ci sono due sessioni distinte di 10 minuti per un pilota di ogni vettura. Il miglior tempo dell'auto determinerà la sua posizione sulla griglia, quindi molto semplice. Se una vettura non segna il tempo sul giro durante le qualifiche, partirà dal fondo. Inoltre viene assegnato un punto supplementare alla squadra pole position di ogni categoria, nonché a tutti i conducenti che compongono l'equipaggio della vettura che ha stabilito la pole. Per quanto riguarda invece i titoli assegnati dal Mondiale Endurance, abbiamo il campione del mondo piloti nella categoria Hypercar, quindi sarà conferito al pilota o ai piloti che avranno totalizzato il maggior numero di punti in classifica generale. Nel caso ci fossero piloti che compongono sempre lo stesso equipaggio e che segnano tutti lo stesso numero di punti, potranno essere tutti incoronati campioni del mondo. Poi abbiamo il campione del mondo FIA Endurance della categoria costruttori Hypercar. In sostanza le squadre devono avere almeno due concorrenti iscritti. Al concorrente che ha totalizzato il maggior numero di punti viene assegnato il titolo dopo aver considerato tutti i risultati ottenuti dalla vettura migliore. Poi abbiamo il titolo piloti Endurance GT. Questo titolo si basa su una classifica combinata tra i piloti delle categorie GTE Pro e GTE AM.
e viene assegnato ai piloti che ottengono il maggior numero di punti. I due o tre piloti che formano un equipaggio permanente segneranno la stessa quantità di punti e si divideranno il titolo di campione del mondo. Per quanto riguarda invece la categoria costruttori GT, questo titolo tiene conto di tutti i risultati ottenuti in ogni evento delle due vetture meglio piazzate da un costruttore. Il costruttore deve accedere all'intera stagione e deve arrivare primo nella classifica combinata tra le categorie GTE Pro e GTE AM. Oltre ai quattro titoli che abbiamo visto prima, il FIA VEC assegna altri quattro trofei, ovvero il trofeo FIA Endurance per i team LMP2 e GTE AM. Praticamente in ciascuna delle due categorie il trofeo viene assegnato alla squadra che ottiene il maggior numero di punti. In questa classifica ogni vettura compare singolarmente con il proprio numero di gara. Poi abbiamo il trofeo FIA Endurance per i piloti LMP2 e GTE AM. Anche qui in ogni categoria il trofeo viene assegnato al pilota o ai piloti che ottengono il maggior numero di punti. I due o tre piloti che formano un equipaggio permanente segneranno la stessa quantità di punti e si divideranno il trofeo. Dal 2021 inoltre è stata introdotta un'ulteriore classifica specifica per la categoria LMP2 dedicata sia ai team che ai piloti della categoria Pro e AM in ordine di migliori equipaggi. Queste erano le parti più importanti del regolamento, che è molto ampio. Io vi rimando qui in descrizione al link che vi lascio se volete vedere tutto il regolamento completo, perché c'è tutta anche una parte che disciplina la safety car, i tempi entro i quali i piloti si devono classificare per ottenere i punti. Quindi se volete vedere il regolamento per intero vi lascio il link qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece le squadre e i piloti, io andrei a vedere i principali perché sono tantissimi. Cioè, per farvi capire, queste sono tutte le squadre divise per ogni categoria. Vedete che c'è il cartellino con la categoria del colore che abbiamo detto prima, dove viene indicato il numero della vettura. Quindi queste sono tutte le squadre, tutti i team. Vediamo la categoria Hypercar, che comprende Alpine, Glickenhaus e Toyota Gazoo. Nella categoria LMP2, team più importanti, troviamo la Dragon Speed, che è un team americano, troviamo la IOTA, la G-Drive Racing, la United Autosports e il team WRT. Per quanto riguarda alcuni nomi dei piloti che competono nella categoria Hypercar, abbiamo gente come Sebastian Buemi, Mike Conway, piuttosto che Brandon Hartley, Kamui Kobayashi, Nicola Pierre, José María López, Sebastian Ogier, 8 volte campione del mondo di rally. Invece, per quanto riguarda la LMP2, abbiamo per esempio Tatiana Calderon, piuttosto che Nick De Vries, oppure Louis de Letraz, Paul Di Resta, Antonio Felix da Costa, Sean Gelael, ex Formula 2, Robert Kubica, i fratelli Magnussen. Possiamo vedere qual è la qualità dei piloti. In GTE Pro abbiamo Sam Bird, James Calado, Nick Katzburg, Alessandro Pierguidi, Van Thor, insomma anche qui gente di un certo rispetto. Per quanto riguarda invece i piloti nella categoria GTE AM, che per intenderci è la categoria minore, spuntano Antonio Fuoco, ex Formula 2, e anche Callum Ilott, sempre ex Formula 2. Per esempio anche Florian Latour, eccetera eccetera. Anche qui gente che sa come correre in macchina, direi. Passiamo al calendario. Per quanto riguarda il calendario, si parte con il prologo, che è una sessione di prove. Anni fa c'è stata anche a Monza, quest'anno è previsto al Sebring il 12 e il 13 di marzo. Poi si parte con il mondiale vero e proprio il 18 marzo, sempre a Sebring. Poi abbiamo la 6 ore di Spa il 7 maggio, per poi passare alla 24 ore di Le Mans l'11 e il 12 di giugno. Da qui si passa a Monza, alle 6 ore di Monza il 10 di luglio, poi abbiamo le 6 ore del Fuji l'11 di settembre e l'8 ore del Bahrain, che chiudono la stagione, il 12 di novembre. Come vediamo è un mondiale che prevede gare più o meno una volta al mese. Questo era tutto per quanto riguarda il funzionamento del campionato e delle vetture del VEC 2022. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!